Io nelle scorse settimane ho fatto dei post, delle storie chiedendo se avessero delle domande, visto che le fanno sempre, no? Le raccoglievamo tutte. E visto che i video davanti alla telecamera statica così hanno un po' rotto le palle, perché non rispondiamo alle domande in momenti casuali della giornata, mi sono detto. Anche se è passato qualche mese, credo, Decennio. dall'ultima volta che hai risposto a una domanda che c'è in questo video, non so se sei ancora in allenamento per rispondere alle domande. Beh, ma È una cosa che non si dimentica mai, come andare in bicicletta. esatto. Ah, ok. Vai, Luna, ci sono arrivate delle altre domande nel mentre, non avevo ancora chiuso il video che stavo facendo. Ho detto, buttiamo dentro anche Sì, ma queste, dai. non c'è, cioè, nel senso, è un poema. Vabbè, sono più domande della stessa persona. Esatto. Cioè, che poi ah, ce l'ha fatto anche per punti, quindi. È una persona ordinata. Allora, prima domanda. Se mi sento mai a disagio sui social, ci sono cose che dopo averle pubblicate mi sono pentita di averle pubblicate. E non guardare me, l'ha fatta te la domanda. Ecco, tutte queste domande sono rivolte personalmente a Luna. Esatto. Comunque, sì, mi sento molto spesso a disagio, e anche in questo momento in realtà. Ma in generale nella vita o sui social in No, in generale specifico? nella vita mi Ecco, sento a infatti volevo disagio. specificare questa cosa perché non è che è il social che è il disagio è Cioè, generico. il disagio mentale c'è sempre, capito? È onnipresente nella mia vita. E però no, non mi sono mai pentita di aver pubblicato qualcosa, anche perché, cioè, Non c'è niente penso. di particolarmente imbarazzante, sono tutte cose simpatiche, parodie, cioè non è che c'è roba strana. Sì, vabbè, poi tipo lui non è che mi chiede il permesso di pubblicare. Siamo insieme quando facciamo i Poi cioè, no, video. ci sono, cioè, tipo, magari pubblichi, cioè, ci sono 8 foto simili, Ah, ok. prendi quella che a me non piace e Vabbè, lì è un allora altro te la discorso. cancello e basta. E te lo dico anche Sì, perché ma potevi foto. scegliere quella più bella, no, hai scelto quella più Magari è brutta. quella che piace di più a me, non Vabbè. c'è neanche. Comunque, Vabbè. sì, vabbè, ok. Poi. Poi, ripensando ai miei viaggi in moto, il momento più drammatico che hai, in cui ho avuto veramente paura. Non dico niente io. Non so se vuoi autodenunciarti. No, No, non ti autodenunci. Sceglierei un altro episodio, quindi. in cui ho avuto veramente paura, ma non saprei. Lo sai benissimo. No, non è stato il più pauroso. Non saprei, potrei dire, non lo so, non mi ricordo, quando qualcuno ha rischiato di venirci addosso. Ah no, ecco, quando siamo tornati dalla Toscana, che ho visto quello scellerato che ci è passato a destra nella corsia, nella mini corsia di emergenza che c'era. Raccontala bene, che sennò poi sembra che siamo noi che eravamo in mezzo a dar No, fastidio. no, noi eravamo nella corsia quella di destra, quella per i lenti, e in una rampa che andavi dentro in autostrada, ecco. Eravamo già in autostrada, stavamo andando da Vabbè, un'autostrada. Spiega all'alba. Vabbè, bene, poi spiega male. fa niente. Comunque, niente, c'è la corsia di sorpasso, la corsia per i lenti, e poi c'è quel mini bispazio tra la corsia di destra e il guardrail. Che non è neanche una Non è una corsia, corsia, è un mini spazio. sono 70-80 centimetri di sicurezza per evitare Esatto, di se uno vuole andare a scivolare. correre in autostrada può andare in quel pezzo. Sì, è largo quanto un marciapiede. Esatto, un marciapaesis. E niente, quindi quello è stato il momento più spaventoso, ecco. E comunque è arrivato questo tizio. Spiega bene, lo spiega ancora male. È arrivato questo tizio a cannone su una panda. E tipo lei era dietro di me, io ero davanti e ci ha superato a destra. E io ho sentito solo lei che urlava e poi questo tizio mi è passato tanto così dallo specchietto e boh. Esatto, cioè ho avuto paura per lui perché ho visto la scena. Poi,
Tu hai visto me davanti, io non ho visto te che eri dietro, ma prima di farlo me l'ha fatto anche a te Eh uguale. sì, si Ha vede solo fatto tutto. più paura perché il mio l'hai Eh sì, visto. esatto. Seconda domanda. Ah, questa era la prima. No, questa era già la seconda, Cioè, sì, nel questa è una senso, terza. terza, perché cioè, Una era a parte. esatto, non era parte. Sì, capito, Il capito. momento più bello in cui sono stata veramente felice. Ma in generale in moto, no? In Nella... moto, Ah, in viaggi moto, sempre in in moto. Ah, ok, moto. scusa. Veramente felice. Veramente felice, ma Perché continui a guardare me? Non è che ti posso suggerire, l'ha chiesto a te. quando il telepass non mi ha letto la targa, quindi non mi è ancora arrivato il pedaggio da pagare. Non lo so, quando ho visto qualche bel paesaggio, Quale? non lo so, tipo il Gran Paradiso, beh, molto bello. Quello del Nivolé, lo consiglio. Ok, beh, vai quella dopo che capacità oratorie veramente scarse. Poi, il momento che vorresti rivivere per qualsiasi altro motivo, persone, luogo, tempo. Ma se c'è un momento che vorrei rivivere per qualsiasi motivo, In moto. in moto. Qualsiasi momento, basta che sia insieme a te. Vabbè, una bella risposta, una paraculata incredibile, però va bene lo stesso. No, allora, diciamo che tipo quando ero più giovane, cioè vuol dire che adesso sei vecchia, Ossia. un po' sì, ma quando ero più giovane, cioè nel senso 2017, quanti anni fa sono? Sei. Tipo 6 anni fa ero più giovane ed Ma non mi dire! non pensavo al pericolo. Cioè andavo, dicevo adesso vado là e andavo, ok, non avevo paura di niente. E invece adesso tipo sono diventata più vecchia e penso, cioè, tipo, mi vengono più le paure per andare in giro. Tipo, e se quello supera? E se quello attraversa? E se quello mi taglia la strada? Ma non è perché sei diventata vecchia, è che ne hai viste talmente tante che adesso ti aspetti in anticipo che possa succedere qualcosa di E lo so, brutto. però dici adesso oggi voglio andare là, ma poi guardi il meteo piove. E quando 6 anni fa, quando ero giovane e spensierata, non guardavo il meteo, andavo. Perché non avevi il telefono e non c'era internet dove abitavi. No, ma non è vero. Questa è una grande verità. Quindi non guardavi il meteo perché non potevi guardarlo. No, è perché quando sei giovane non si pensano alle conseguenze, cioè non si pensa alle conseguenze. Ok, sono finito? Questo, se non più passo il tempo con te, più divento Non mi toccare con quelle mani lì, le hai lavate almeno? responsabile, organizzata e certo che le lavate. Ciao a tutti. Abbiamo finito? Basta. Non 8 riesco più a minuti. tenere sul braccio, infatti. Tra l'altro tutte tremolanti ste riprese. E tra l'altro, visto che questo penso sia l'ultimo video di tutte quelle domande e risposte, possiamo proprio salutare. Ciao a tutti, grazie, è stato un piacere. In realtà, ho odiato ogni minuto che è trascorso in cui abbiamo risposto a queste cose, soprattutto mentre eravamo al mare. Però, quindi, non è stato un piacere, sta fingendo. Non è vero.